Ciao bellissimi, come va? Allora, intanto mi sono tagliato i capelli, quindi oggi sono un po' più in ordine e poi oggi facciamo un video che parla un po' di calciomercato, perché si stanno muovendo alcune cose, ci sono delle conferme, le ha date anche lo stesso Romeo Agresti per dire, e per tutte le informazioni di mercato potete scaricare OneFootball, qui sotto in descrizione c'è il link per iOS Android per andare a vedere un po' tutto quello che si sta muovendo, perché il mercato è sempre in movimento, ma adesso sta iniziando già a entrare nel vivo proprio perché ci sono delle trattative che vanno concluse entro dei limiti temporali, che possono essere il 30 di giugno o l'inizio dell'Europeo, per far sì che si vadano a chiudere dei bilanci in positivo, oppure che i giocatori non vengano ulteriormente pompati da un buon campionato con la nazionale. Quindi OneFootball, che sotto in descrizione ve lo consiglio. Però, prima di parlare di mercato, è chiaro, è giusto, è necessario mettere veramente in chiaro appunto una cosa, cioè che domenica si gioca con l'Atalanta e bisognerà vincere questa partita. Bisognerà cercare di avere la giusta grinta, la giusta motivazione. Vi ho fatto il Road to Champions League di recente, ve lo lascio qui sopra nelle schede se ancora non avete visto. Il campionato Juve non è concluso. Bisogna raggiungere la Champions per provare a fare dei ragionamenti poi sul mercato che diventano ancora più efficaci proprio con la certezza matematica di giocare la Champions League. Questo deve essere ben chiaro a tutti e bisogna remare tutti nella stessa direzione. So che a qualcuno non piace Pirlo, so che non si è soddisfatti di Pirlo, io stesso non sono soddisfatto apertamente di Pirlo, ma penso che nemmeno Pirlo stesso lo sia. Ma bisogna concludere la stagione con il bene della Juve, poi tutti gli altri ragionamenti verranno traslati poi a quest'estate, anche se in realtà, come vi dicevo, la dirigenza dovrà già aver chiaro in mente il percorso, il progetto, continuare oppure no con Pirlo, ma noi dobbiamo fare sentire la vicinanza alla squadra, piuttosto che creare tanti casi interni. Ci sono dei nomi interessanti che sono Donnarumma, di cui si è parlato nella giornata di ieri, e Locatelli, di cui si sta parlando nella giornata di oggi. Partiamo da un presupposto, sono due profili interessanti. Partiamo da un altro presupposto. Io voglio mettere in chiaro una cosa che sarà definitiva e che pian piano vi sto continuando a dire oggi, veramente ve la butto fuori, ve la mobito in faccia. Lasciamo stare il questo o quell'altro. In questo momento sta andando molto di moda il è giusto tenere Pirlo oppure no? Voglio Pirlo oppure no? Ed è una scelta secca. Il cedo Dybala o Cristiano Ronaldo? Ed è una scelta secca. Queste, per quanto importantissime, perché da qui poi si va a sbloccare di conseguenza tutto il mercato a domino, non sono domande che dobbiamo porci noi, perché purtroppo, o forse per fortuna, non lo so, non siamo parte integrante. Noi, ovviamente, da tifosi possiamo avere la nostra opinione, possiamo avere la nostra idea, questa è sacrosanta. Ma veramente continuare a tormentarci, perché poi diventa un tormento e non riusciamo a goderci il bello del calcio vero e proprio, cioè la partita e la voglia di tifo, la voglia di ambire a conquistare dei titoli durante la stagione, forse ci toglie l'attenzione dal punto focale che è divertirci, perché il calcio deve essere divertimento. Io sono totalmente contrario al dover dire Ronaldo Dybala, perché secondo me né Ronaldo né Dybala sono i due problemi della Juve, come non lo è Pirlo, o comunque sono alcuni, se vogliamo, se proprio vogliamo etichettare come problemi, cosa che ripeto non condivido, sono alcuni dei problemi. Il calciomercato sul quale andremo ad imbatterci sarà una continuazione sulla falsariga di quello che abbiamo visto l'anno scorso, cioè separarci da giocatori che a livello di campo non sono titolari, farne arrivare di più idonei al nuovo progetto tecnico, quindi a secondo allenatore, e che possano essere giovani e che quindi possano andare sul lungo anche per l'ammortamento. Riduzione degli ingaggi. Oggi non è tanto Dybala o Ronaldo il problema, per quanto siano tutti e due in situazioni delicate, chissà se vuole rimanere, questo guadagna 31 milioni di euro l'anno, l'altro vuole rinnovo, ne vuole 10, ne vuole 15, ne vuole 12. Andiamo a focalizzarci, per dire, su Ramsey e Rabiot, che sono due giocatori onestissimi, niente di eclatante, non sono dei campionissimi, non sono giocatori insostituibili nella Juve, non sono quelli che ti fanno fare punti durante l'anno, sono dei giocatori onesti che possono entrare nelle rotazioni, ma non sono punti fermi, non sono punti focali della Juventus. Questi sono i profili sui quali dover andare a lavorare. Ramsey percepisce uno stipendio completamente fuori dal target di giocatore così fragile a livello fisico. Questo è uno dei nomi da cerchiare veramente con una penna rossa e dire qua si dovrà lavorare sulle uscite. Rabiot, che in questo momento è uno dei migliori centrocampisti della Juve per rendimento, forse globale durante l'annata, ha lo stesso problema, è arrivato a parametro zero, percepisce uno stipendio altissimo. Dovessi scegliere tra Rabiot e Bentancur, per quanto, ripeto, entrambi siano giocatori, secondo me, di seconda linea Juventus, o comunque che possono essere titolari se accompagnati da altri giocatori molto forti. Bentancur guadagna 2 milioni, 3 milioni di euro l'anno, Rabiot ne guadagna 7, più bonus.
È ovvio che se dovessi scegliere chi cedere da dirigente, andrei a cedere quello che guadagna di più per tenermi quello che guadagna di meno e liberare uno slot, perché a livello numerico a centrocampo siamo a posto, giochiamo con due centrocampisti, ne abbiamo cinque in rosa. A livello numerico siamo a posto, a livello qualitativo che andiamo male. Quindi per liberare uno slot a centrocampo devi fare delle cessioni, che saranno il punto di partenza di tutto il discorso. Secondo me la Juventus deve aumentare la qualità nei reparti. Andare a comprare dei titolari nei ruoli in cui è scoperta o andare ad inserire giocatori dove a livello numerico stai scarseggiando. In questo momento Dybala, Morata e Ronaldo sono i tre attaccanti, tre sono pochi, secondo me andrebbe aggiunta una punta. Se parte uno tra Dybala e Ronaldo ne devi aggiungerne due, di cui uno molto forte, perché se Dybala e Ronaldo escono e devi andare a coprire il gap tecnico. Quindi a livello numerico manca una punta, come a livello numerico manca un terzino sinistro. Possiamo anche cedere Alexandro, per me è uno degli altri che completa il discorso Rabiot, Ramsey e così. Però se cedi Alessandro devi assolutamente comprare un terzino sinistro di qualità e trattenere all'interno della rosa un altro terzino sinistro che ti rientra, perché in questo momento sappiamo che poi rientrano Pellegrini, De Sciglio, c'è lo stesso Frabotta, bisognerà capire, bisognerà fare un discorso, quindi ok la cessione di Alessandro, se poi arriva un altro terzino sinistro di qualità e si trattiene in rosa un altro di quelli che tornerà alla base e gli altri vanno smaltiti perché sono tutti soldi che poi vanno a toglierti potenza di fuoco negli acquisti e negli ingaggi di nuovi giocatori a quali puoi dare magari qualcosina di iconico a livello di ingaggio. Secondo me non bisogna concentrarsi sui big, su De Ligt, su Chiesa, Dybala, Ronaldo, quelli non sono e non saranno mai problemi secondo me perché più giocatori forti hai meglio è. Sono tutti giocatori di seconda linea che guadagnano tanto o che hanno valori di mercato buoni e che quindi puoi andare a cedere per far arrivare altri giocatori, magari qualitativamente più forti, nei reparti in cui sei scarso. E sei scarso a centrocampo, a livello qualitativo. Cioè, penso che sia in dubbio da qualche anno a questa parte. Questa è la fotografia. Ripeto, Bentancur e Rabiot, cioè, devono essere il primo cambio nel centrocampo della Juve, secondo me. Sono onestissimi, ci stanno. Se devono essere titolari, capite bene che c'è qualcosa che non va. Lo stesso Bernardeschi, è un altro che puoi andare a cedere per quel discorso che abbiamo fatto prima. Ma se la riserva di Chiesa, per dire, è Bernardeschi, e se la Juventus, a livello d'ingaggio considera lo stipendio di Bernardeschi di 3 milioni idoneo a quello del ruolo di riserva, è perfetto, ci può stare, per quanto ovviamente sia qualitativamente inferiore a Federico Chiesa. Io credo che sia utopico in questo momento andare a ragionare di vedere una Juventus con 11 giocatori molto forti come titolari e 11 riserve altrettanto forti come giocatori che entrano dopo. Non penso sia possibile, soprattutto in un momento economico difficile come questo. Quindi Bernardeschi è un altro di quelli che può uscire, un altro di quelli che può rimanere, se non deve essere titolare e giocarsi grandi porzioni di campionato di Champions League. Queste sono le mie idee. Quindi dicevamo Locatelli e Donnarumma. Il discorso è un po' quello. Locatelli, ok, qualitativamente è un buon centrocampista, secondo me ci sta, non risolverebbe tutti i problemi della Juve, è un primo passo. Se esce Ramsey dentro Locatelli, io sono soddisfatto. Hai aumentato la qualità, ringiovanito la rosa, abbassato il monte ingaggi e vai a prendere anche un giocatore che può giocare anche più in verticale. È un giocatore che hai a disposizione all'interno delle scelte, perché Ramsey quest'anno ha giocato tante partite, anche da titolare, poi non riusciva a dare continuità di rendimento perché non era mai disponibile. Quindi questo per dire è già un primo passo in avanti, già buono. Poi secondo me devi cedere uno tra Rabiot e Bentancur, perché ripeto, a livello numerico ci sei, a livello qualitativo no, e devi prenderne un altro, perché Locatelli è un buon inizio. Anche un giocatore magari può entrare nella rotazione con Arthur, un altro che c'è non c'è perché ha avuto qualche problemino quest'anno. Immaginarsi di avere la scelta tra Arthur e Locatelli nel ruolo del giocatore più tecnico in mezzo al campo è tanta roba. Se cedi poi un altro giocatore, devi andare a prendere veramente un big, secondo me, a centrocampo, che può essere Pogba, nome che si è detto tante volte, e in quel caso accetto eventualmente una partenza di Dybala o Ronaldo, però mi deve arrivare un giocatore che tecnicamente mi va a fare la differenza, perché se devo dar via Dybala o Ronaldo per X milioni di euro e poi non lo riesco ad andare a sostituire adeguatamente, non va bene. Quindi qualità centrocampo, a livello numerico ci siamo, devono fare due cessioni e fare due acquisti, uno è Locatelli ma l'altro deve essere veramente buono. Donnarumma è un giocatore secondo me molto molto forte e sarei veramente contento di possedere Donnarumma all'interno della rosa della Juve perché vai a coprire la porta per i prossimi 10-15 anni, un po' come hai fatto con Buffon. A parametro zero sarebbe un affare incredibile, bisognerà capire a livello di ingaggio quello che volete, però secondo me ci sono altre priorità. So che Szczęsny non è un giocatore molto apprezzato. Tanti lo criticano e lo ritengono un giocatore inadatto a ricoprire il ruolo di portiere della Juve. Può anche essere vero. Io non, ripeto, non sono difensore di nessuno. Secondo me Szczęsny è un buon portiere, può essere il titolare della Juve, secondo me, senza problemi. Però è ovvio che se hai la possibilità di fare un upgrade e prendere Donnarumma che è più giovane e ha delle prospettive di crescita molto più grandi,
secondo me è l'ideale se poi riesci a vendere Szczesny anche a boh, 10, 15, 20 milioni di euro, quello che potrebbe essere il suo valore di mercato. Però quello che chiedo io è non focalizzarsi solo sulle occasioni di mercato, a meno che davvero come Donnarumma non sia un'occasione incredibile andare a prendere a parametro zero Donnarumma, ma di focalizzarsi su quella che è la squadra, di quelle che sono le lacune numeriche, quindi tra attacco e terzino sinistro, e di quelle che sono le lacune tecniche a centrocampo. Quindi mi vanno bene, Locatelli e Donnarumma sono perfetti, sono giovani. Tra l'altro vai a ricreare un po' lo scheletro italiano che negli ultimi anni ti era mancato, sono due giocatori giovani di prospettive che possono veramente fare bene. Qualcuno l'altro giorno forse non ha capito bene il discorso che facevo sui giovani. Io non pretendo che dall'Under 23 della Juventus o dalla Primavera della Juventus esca l'uomo Mbappé, il nuovo Haaland, il nuovo Messi, il nuovo Ronaldo. Io chiedo che per andare a riempire numericamente quegli slot di giocatori non titolari, uno o due giocatori ogni 3-4 anni dalle giovanili della Juventus possano uscire. Perché proprio non dovresti poi rincappare nell'errore Ramsey, nell'errore Rabiot, tra virgolette, metteteli tra virgolette questi errori, o tra l'errore di avere solo Alexandro, perché magari Frabotta non è ritenuto adatto in questo momento, nonostante non sia più un ragazzino, non è vecchio ovviamente Frabotta, non è vecchio, però non è un 17, 18, 19enne. E abbiamo visto che in Europa i giocatori di quell'età lì, giocatori dell'età di Frabotta, più giovani Frabotta, già fa la differenza in Champions League. O giocano in Champions League senza nemmeno bisogno di fare la differenza. E noi invece abbiamo la concezione che giocatori come Frabotta in questo momento o non sono pronti per giocare in Serie A, o sono giocatori da dare in prestito o da vendere, o giocatori che devono giocare nella Serie C perché l'Under 23 gioca in Serie C. Questo è il mio ragionamento, no? Il fatto di avere Frabotta che in questo momento palesemente non è pronto e non è colpa di Frabotta, secondo me è un cortocircuito del sistema che va a prendere dei giocatori che hanno delle prospettive di giocare già anni prima e farli giocare in categorie. O non farli giocare, o non dargli la possibilità di entrare in un meccanismo di rotazione in Serie A. Questo era un po' il mio discorso. Quindi mi va benissimo Locatelli, mi va benissimo Donnarumma, sono due nomi interessanti. Tra l'altro, ex Milan, mi ricordo all'epoca quando il Milan è iniziato questo percorso di fondazione, guardavo un po' la rosa del Milan Romagnoli, appunto, che è un altro di cui si è parlato scambio con Bernardeschi, Locatelli, Donnarumma, Calabria. Vedevo che il Milan stava facendo un percorso per arrivare un giorno ad avere i nuovi giovani forti, poi. Ripeto, nel percorso ci può stare che qualcuno si perda, ci può stare che non vengano mantenute le attese. Locatelli e Donnarumma sono i titolari della nazionale italiana in questo momento, sono due giocatori molto molto forti e mi piacerebbe averli alla Juventus, però la mia richiesta è tagliamo prima i rami secchi, che sono i giocatori che veramente non ti fa la differenza per un discorso tecnico o un discorso fisico e cerchiamo di focalizzarci nelle vere e proprie lacune della rosa della Juve perché ce ne sono diverse. Poi il resto può arrivare e mi fa piacere che i nomi che circolano in questo momento siano giovani. Ma la priorità, secondo me, va ad altre cose. Spero che ci si stia lavorando in parallelo, ma io, come sempre, sono fiducioso nel lavoro delle persone e vediamo un po' come va a finire. Ma voglio sapere anche un po' la vostra, perché sono nomi che hanno un po' diviso il popolo bianconero, quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti.